Per una scuola come la Gandilio di Fano, con un indirizzo artistico come la musica, pensare e realizzare una giornata dedicata alla creatività è stato pressappoco come per un pescatore pensare ad una zuppa di pesce. Gli ingredienti per realizzare il tutto ci sono ed in abbondanza: alunni ben stimolati, corpo docente preparato ed attento, supporto dei genitori e struttura. Detto fatto, oggi debutto assoluto di questa iniziativa, che verrà riproposta annualmente con tematiche sempre diverse però. Quella di questa prima edizione è Io sono pace. La pace, tema più attuale e stimolante di questo non si poteva trovare e sul quale gli alunni, coordinati dagli insegnanti d'arte, hanno espresso al meglio la loro interpretazione utilizzando tecniche e stili diversissimi, ispirandosi anche ad artisti di grande contemporaneità come Keith Haring, pittore e writer statunitense, guru della street art. Quindi abbiamo cercato di spiegare ai ragazzi questo significato, no? Nell'accettazione di sé, dell'altro, di tutto quello che ci sta capitando. È una scuola dove anche i genitori sono parte attiva, l'atrio da poco ritinteggiato è opera loro. Certamente, anche questo è un altro progetto che va avanti più o meno da 3 anni ed è, appunto, prende il nome di Manteniamo la scuola pulita. In questa occasione abbiamo avuto anche la possibilità di avere l'aiuto di molti genitori che sono venuti sabato e domenica e hanno ripitturato l'atrio, una cosa che poi andrà avanti dal prossimo anno. Faremo più belle le nostre aule, insomma, più vivibili e più colorate per i nostri ragazzi. Giorno di festa per alunni e insegnanti, quindi, e anche per gli attivissimi genitori. Nel pomeriggio, oltre alle premiazioni dei vincitori delle classi seconde, altre forme d'arte hanno preso vita nel cortile della scuola, come il canto, la poesia, il ballo e naturalmente la musica.